Bentornati in game, questa è Italian Esports Association, io come sempre sono il vostro Urkukan per il commento di StarCraft 2 di queste serie durante l'Assembly Winter 2016. Purtroppo abbiamo lasciato nella prima semifinale il giocatore italiano che non ha superato lo scoglio Serral e quindi siamo subito ripiombati nella seconda semifinale prima di arrivare alla gran finale che si svolgerà tra pochissimo, appena appunto avremo finito questa serie. Siamo in una best of five, questo è il secondo game, andiamo subito a presentare i giocatori partendo dallo Zerg che spawna nell'angolo in alto a destra con il colore blu per il team Menace. Stiamo parlando di Zugeliag. Uno dei giocatori attualmente più interessanti, forse per la scena finlandese, a livello internazionale credo che non sia molto conosciuto, terzo secondo il ranking di Aligulak per la Finlandia, 165esimo a livello mondiale, ha uno ZVZ del 47,65, con un win rate del 47,65%, non particolarmente alto, non comunque ai livelli di Serral che è più del 60%, insomma, quindi un win rate sicuramente molto molto buono. Andiamo a vedere quindi anche il suo avversario. Spawna nella parte opposta, ossia in basso a sinistra con il colore rosso per il team Carnage. Stiamo parlando di Namshar. Unico giocatore non finlandese ad essere invitato in questo Assembly Winter 2016. Namshar, secondo me, è uno dei favoriti per la finale contro Serral, ma andremo a scoprirlo soltanto tra pochissimo. Per il momento il suo win rate si attesta nello ZVZ ovviamente al 59,18% con 303 vinte su 512 partite a livello competitivo nazionale e internazionale. Quindi, come dicevo, sicuramente un valido avversario. Andiamo subito quindi a vedere l'opening dei due giocatori. Mi sembra che ci sia sostanziale pareggio per quanto riguarda la scelta di opening, almeno non vedo, vedo soltanto in questo momento una prima differenza con un Roach Warren di Namshar che arriva addirittura prima della ricerca dell'incremento metabolico, quindi un all-in da parte di Namshar con solo Blatt, praticamente monoblatta. Mentre dall'altra parte arriva il Beneling Nest, una giocata più tradizionale per Zugelia, quindi Ling e Beneling per la difesa. Vedremo se riuscirà ad holdare la difesa. Intanto arriva il tentativo di scout di Namshar, buono la chiusura di Zugeliag con due Speedring e la Queen sulla rampa. Cerca di ritardare la seconda espansione, ci riesce anche Namshar. Mentre dall'altra parte Namshar ha già preso la sua seconda, ancora Zugeliag cerca il più possibile, Namshar cerca il più possibile di ritardare questa espansione e ci riesce fino a un certo momento, insomma ha perso qualche secondo. Allora, l'all-in è sfumato, molto probabilmente il Roach Warren non serviva per una giocata di questo tipo, visto che è andato già subito di seconda espansione e non sta producendo nessuna blatta al momento. Probabilmente ha visto le difese o ha visto comunque la determinazione del suo avversario, quindi non ha voluto, credo non abbia scoutato niente Namshar. Infatti ha scoutato soltanto la seconda espansione. E arriva lo scout di Namshar. Cerca di scoutare il più possibile e troverà il Roach Warren ancora non ultimato. Sono le prime blatte, cerca di evitare la visione del suo avversario appunto con i sorveglianti, ma non ci riesce. E in avanti con le blatte, Namshar cercherà un push entro i prossimi minuti, mentre Zugeliag risponde con la produzione di 10 blatte, tutte concentrate sulla rampa ovviamente per evitare l'accesso alla base principale di Zugeliag. E arrivano anche i primi laceratori, mentre l'esercito di Namshar credo che si sia scomparso. Non... Ah, mi fermo qui.
4 laceratori in arrivo, ma c'è un contro push forse di Zugeliag. Siamo 43 droni per Zugeliag, Namshar 58, Linkam premia ovviamente il giocatore del team Carnage per numero di lavoratori, a pari basi per il momento tutti i giocatori, ma credo che sia uno lì da parte di Zugeliag, che infatti continua la produzione di Speedling. Arrivano le prime blatte, le prime laceratori sulla seconda espansione di Namshar. L'ingaggio subito con i colpi di plasma per cercare di limitare anche la costruzione di impalatori, costretto a holdare con tutti i droni. In difficoltà Namshar in questo momento per questo push di Zugeliag. Non si aspettava una giocata del genere, continua ancora con l'Oli Zugeliag. 20 speeding in produzione, 7 blatte, ma la cosa già si mette molto male per Namshar. Non so se riuscirà a resistere a questo attacco. 11 blatte in produzione e una queen, mentre ci sono il morph di altri laceratori per Zugeliag. 91 lo psi per lo Zerg blu, 95 per Namshar, lo Zerg rosso. Ed è riuscito a distruggere tutto l'esercito di Zugeliag. Ottima risposta di Namshar. A questo punto il contro push sarà quasi inevitabile, infatti lo evita giustamente. Niente da fare, gli speedring rientrano in base di Zugeliag, riesce ad holdare il push. Non sembrava possibile al momento, visto che c'era monoblatta, ma il focus sui laceratori è stato ottimale, quindi ha evitato nel contempo l'attacco degli stessi, quindi è riuscito a distruggere tutte le unità. Intanto va a eliminare anche la vision del suo avversario, distruggendo gli oversi. Arriva un run by di Ling, ancora morph di blatte in laceratori. Ancora speedling in avanti, situazione complicata per Zugeliag. Cerca l'ingaggio estremo, il surround di Ling è molto buono. Arrivano le blatte, subito il focus sui laceratori e buona risposta di Zugeliag, di Namshar, che riesce a distruggere prima i Ling e poi tutte le blatte presenti in campo. Grande giocata di Namshar. GG di Zugeliag, vince il secondo game Namshar.